Speciale Oretta Berti, celebrerà 55 anni di carriera con una festa in TV. Naturalmente non si trova mai alla... Ah, ecco. Dietro al viso angelico e immagine rassicurante c'è il carattere di una donna libera e dallo spirito avventuroso. È questo che piace di Rita Berti, la sua genuinità, ma anche il dinamismo e la voglia di fare. La sua estate da sempre sarà scandita da un calendario fittissimo di concerti e appuntamenti con il pubblico, che le è fedelissimo. La musica non è mai cambiata per l'usignolo di Cabriaco, 79 anni di energia pura, che nasce dalla combinazione di diversi fattori, un lavoro appassionato, una famiglia piena d'amore, un marito come Osvaldo. Era la loro casa abitata da due molossi inavvegati. Orietta inarrestabile e agente racconta dei viaggi, delle estati che hanno segnato la sua vita e dei progetti per l'autunno, dalla televisione che la vedrà come opinionista, al Grande Fratello VIP, a un libro in uscita a novembre. Con le sue ricette preferite in cucina. Orietta, qual è l'estate che è cambiata la tua vita? Dal punto di vista professionale, quella del 65. A giugno ho vinto un disco per estate, ho iniziato a fare concerti. Dal punto di vista familiare è stata l'estate del 75, quando sono diventata mamma di Omar, Paterlini, nato da redattore. Che è nato il 3 agosto, un bambino che arriva nella tua vita e cambia davvero tutto. Se dico estate, pensi al mare, pensa quando i bambini, Omar e Otis, erano piccoli e li lasciavano con mia madre e mia suocera, che li portavano in spiaggia. Quando avevo un giorno o due di stop, li raggiungevo. Diventati un po' più grandi, abbiamo iniziato a mandarli in Alto Adige con alcuni nostri amici e i loro figli, perché desideravano passare le vacanze con gli amichetti. E delle tue estate da bambina, cosa ricordi? Mi accompagnavo a Rimini, a casa di amici di mia nonna. I miei genitori lavoravano a quei tempi, non si facevano vacanze. Da grande però hai recuperato tanti viaggi e vacanze negli Stati Uniti per 26 anni. Trascorrevamo i mesi in cui ero più in libertà da lavoro, in Italia era inverno e a Las Vegas c'erano 50 gradi. Era come vivere in un film. Eravamo ospiti di due miei amici, che sono tra i più grandi antiquari di Los Angeles, con negozi come musei pieni di quadri e mobili di pregio. Hanno arredato le case di attori che invitavano alle loro. Feste e viceversa. Ogni sera eravamo a casa di qualcuno a festeggiare. Il viaggio più bello che hai fatto è quello che ancora devi fare. Il più bello è appesa in Giordania e in Egitto, navigare sul Nilo, vedere la Valle dei Re, i templi, le piramidi. È un'esperienza indimenticabile. Spero di andare a visitare spesso i castelli della Loira.
Cosa sei come Fedez, Achille Lauro o Elaraton? Di cosa parlate? Di come stiamo, di quanto ci sentiamo fortunati per i nostri successi discografici. Spesso chiedo a Fedez anche con messaggi sul telefono, come stanno i suoi bambini. E lui sembra così carino nella risposta. I tuoi fan appartengono a generazioni diverse. Cosa ti dicono i giovanissimi quando ti incontrano? Che ho ascoltato tutte le mie canzoni del passato, l'altra sera una bambina di 8 anni. Se mi sa piangere perché durante il concerto non ho cantato TPT, TPTP, scusate. Alla fine è venuto da me e mi ha detto: non vorrei l'autografo, vorrei sentire un pezzo di TPTPT. Ho scoperto che da alcuni fan che erano romani, quando erano piccoli, mettevano solo le mie canzoni per tranquillizzarli. La vita è un'altalena tra il sorriso e il pianto. L'hai detto tu, hai avuto più felicità o più dolore. Metà e metà, facendo questo lavoro per certi stati d'animo, come tristezza o dolore, vanno mascherati. Quest'anno sono 56 anni di carriera. Sì, in realtà festeggiamo i 55, più uno, con un cofanetto che uscirà a settembre. Dovevamo farlo l'anno scorso, ma il successo di Mila ha scombussato tutti i piani. A chi senti di dire grazie? A tante persone. Ma anche il mio carattere e la capacità di ascoltare. Lei collaboratori molto valido. Scusate, c'è lo zio Fester, fate finta di niente. Chi ti ha aperto la porta per primo? Giorgio Calabrese, l'autore musicale che lavorava con Umberto Bindi. Mi ha sentito cantare, mi ha fatto fare dei provini e poi firmai con un contratto con la casa discografica Philips. Cosa ti ha regalato questo mestiere? La possibilità di non invecchiare mai, soprattutto dentro, di sperimentare. Sono seguita da mia figlia Otis, che mi spinge a fare co cose nuove come i progetti con Fans e Della Raton. Ho un grande manager televisivo, Pasquale Mammaro. Anche se l'ultima parola c'era sempre Osvaldo, mio marito. È stato a suggerirmi di accettare il ruolo da opinionista al Grande Fratello VIP. Una nuova esperienza. Che opinionista sarai? Sincera e non esaltata nei giudizi. Sarò me stessa. Giovanni Ciaci è uno dei primi concorrenti ufficiali del GF VIP. Lo conosco bene, Giovanni. Doveva portarmi gli abiti a Sanremo, ma li ha persi in treno. Ride. Nota da redattore. Un giorno da realizzare, un sogno da realizzare. Celebrare i miei 55 anni di carriera. Un sogno che si avvererà presto, perché Canale 5 mi ha proposto uno show in 2 puntate dedicato a me. Barbara Nevole. Vulcanica, la tua diretta con Fels. A sinistra a 32, Achille Lauro a 32. Insieme cantano Mille, sopra con Sandra Milo al centro 89 e Mara Maionchi a 81 nel programma TV Quelle brave ragazze in basso presenta la Barbie Berti. Orietta Berti, 79 anni, colorata e piena di energia, sopra i 45 giri di Tu sei qui, no? Il brano con cui i 45 giri di Tu sei qui, no? Il brano con cui vinse un disco per l'estate nel 65, che fu poi il suo trampolino di lancio. Sempre tra i grandi. Ha lato Berti con il produttore discografico Al Retton, 32 anni. Dal
dare una collaborazione.